Sulle tumme abbattono scantone. Fatto grande lo si bevone, duo si impese, duo si incavita. Nostra Signora Costa Azuista, a mia nara dormi e riposa. Non abbas paura de malagosa, non abbas paura de malafina. Sangue lo serafine, sangue lo bianco, si Spirito Santo, sa Virgine Maria. Tutto sia di cupanzi. Era il primo anno di guerra. Si era nel novembre e i fanti cominciavano a sentire i morsi del duro e precoce inverno del Carso. Si erano battuti eroicamente a Bosco Cappuccio e a Bosco Triangolare e ora si trovavano di fronte a una trincea imprendibile, protetta da una dolina nella quale si erano accumulati migliaia di morti. Uno degli ultimi tentativi era stato quello di Filippo Corridoni, che con un pugno di volontari era riuscito per un momento a mettere piede nella trincea, che era stata di nuovo saldamente occupata dagli austriaci. Era una trincea lunga più di un chilometro, divisa in due parti da uno spiazzo. A est c'era la trincea delle Frasche, conquistata il giorno precedente in un'eroica azione dal battaglione comandato dal maggiore Emanuele Pugliese. A ovest, proprio davanti alla dolina, era la trincea dei razzi, perché pare che là, per la prima volta, gli austriaci abbiano fatto uso dei razzi illuminanti. La storia della mia pistola si riferisce alla conquista della trincea dei razzi, che si inserisce naturalmente in un'azione molto più vasta. Forza ragazzi, forza. Guarda Negrin, quella là è la buca dei bersaglieri. Scusa, ma perché dei bersaglieri? Perché gli ultimi a lasciarci le penne sono stati i bersaglieri. No, oh, scusa, eh? L'ultima è stata la brigata Siena. Un po' pignolo, eh? Perché sono di più i bersaglieri morti, perciò la chiamiamo così. Comunque da dentro, bersaglieri e fanterie, ci sono 14 battaglioni. E le artiglierie divisionali? Non ce la fanno. Contro quei reticolati non c'è niente da fare. Sono pali di ferro piantati nel cemento. E le pinze allora? Mm-hmm. Bravo, fate sentire a parlare di pinze qui. Il comando di brigata si ostina a farci usare le pinze. Ma che pinze, pinze, qui ci vogliono tubi di gelatina. Andiamo, vieni dal maggiore. Aspetta un momento. Che c'è? È quella la trincea che dobbiamo prendere. Proprio. Cosa fai? Lì ci sono i crocchi. Chi? Gli austriaci. Ma vedi quella specie di fortino lì? Mm? Quella ridotta? Sì. La trincea nemica continua al di là. In tutto è lunga quasi un chilometro e mezzo. Noi abbiamo al nostro fianco, a destra, altri battaglioni della brigata. E a sinistra la brigata macerata. E dobbiamo prendere il trincerone. Quello lì, vedi, è tutto un complesso di trincee. E bisogna prenderle tutte. Ho capito. Mm. Ed è quello il settore che noi dobbiamo attaccare. Proprio quello. Guarda, bisogna scendere, salire. E quando si arriva ai reticolati? Ti fermi. Ai reticolati? No, no. Qualche volta anche prima. Dai, andiamo. Attento, Negri, ti puoi sporcare lì, eh? Ecco. Vedi, è là che bisogna passare. Dove là? Tito, omoli, passerei da là. Ciappa, guarda. Ecco. Grazie. Dritti a sinistra e poi su. L'hasto capito? Ah, ho capito. Ma si può passare anche dall'altra parte. Se capisce che sei pollo. Ma voi altri dovete studiare bene un percorso solo. Insomma, dovete studiare la memoria in modo da fargliela anche oggi serai. A scuro, capitano, a buio. Oh, sì. Scusi. È il sottotenente Negrin che sostituisce Guglielmi. Stiamo andando dal maggiore. Ah, sostituisce Guglielmi? Sì. Va bene. Andiamo. Scusa. Eh? Com'è il maggiore? Ora lo vedrai. Sì,
Dai, digli che gli devo parlare, dai. Mi fa rientrare, fa rientrare. Prego, prego, stiano comodo. Il sottotenente Fabio Negrini. Perché è venuto di giorno? Perché è venuto di giorno? Signor maggiore, ho detto tante volte di non mandarmi sui rinforzi in pieno giorno. Che immagino che lei rappresenta i rinforzi, vero? Sono venuto a sostituire il tenente Guglielmo. Stiano comodi. Perché state lì impalati? Sedetevi in qualche modo. Scusate, ma erano 5 giorni che... Ecco. Ecco fatto, ho finito. Ho approfittato di un momento di tregua. Dà fastidio la barba lunga. A lei sembra strano che in un posto come questo venga voglia di radersi? Oh no, signor Maggiore. E invece sì, è molto strano, credo. Molto strano. È la prima volta che viene in trincea lei? Signor, sì. Beve un po' di grappa. Dopo di lei, signor Maggiore. Beve prima lei, perché non si fida? Comodo. Sì che lei sostituisce Guglielmo, vero? Lei lo conosceva? Signor no. Era un ottimo ufficiale, un bravo ragazzo. Ma mi dispiace. Non si dice mai mi dispiace per quelli che muoiono. Si pensa e basta. Ma sì. Era proprio un bravo ragazzo. Beh, il tenente Foy se l'accompagnerà dai suoi uomini. No. Dica, Foy, chi ha preso il comando della sesta compagnia? Il sergente Fornese. Ecco, allora lei si tenga sempre Fornese vicino, eh? E lui li conosce tutti. Signor, sì. Dica, ma di che classe è lei? Del 95. Del 95. È studente? Laureato. La sua età, già laureata. Sono entrato presto all'università. E che cosa? In giurisprudenza? In lettere? La chimica, signore. Sta arrivando qualcuno. Altri rinforzi. Signor no, 3 ufficiali. L'ho detto io, no? Sono rinforzi. Un ufficiale superiore e 2 subalterni. Deve essere un pezzo grosso. E come fai a saperlo? Uno porta resistivalis. E poi dognantanti all'iscinanta. Scivolano. Vai, vai. Sì che è laureato in chimica, il nostro sottotenente Negrin. Fabio Negrin. Bene, ma come mai non l'hanno mandata in sanità? Chimica pura, non chimica farmaceutica. E poi ho chiesto io di essere... Che cosa? Capito? Vabbè, vadano pure, eh. Signor Maggiore. Foyce. Mi raccomando, questo ragazzo... Sia tranquillo, ci penso io. Che roba, eh? Cartucce per l'ottava compagnia, signor Maggiore. Vai, 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 vai. Ho
quello lì è Segani. Segani? Sembra lui, no? Ma io mi domando perché vengono qua a romperci le scatole. No, no, ma che non è Segani. Segani è più grasso. Ma l'altro mi pare di conoscerlo. Ma che cosa vengono a fare? Come? Sono dello Stato Maggiore. Ah. Vengono a rendersi conto della situazione. Loro ne capiscono. Sì, sì, capiscono. Capiscono un cavolo, capiscono. Vengono qua per convincerci che i loro ordini sono giusti. Vengono solo... Maggiore De Sì, comandante del terzo battaglione, 6 compagnie presenti. Ma, Giulio! Non te l'aspettavi, eh? Ma sai che ti avevamo preso per Segani? Addirittura? Sì. Mi volete lusingare? No, io... Il tenente Fois, mio aiutante maggiore. Ah, mi allegro, bravo. Credo che quella proposta andrà avanti. Ma non mi confonda più con Segani. No, 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 Ma guarda chi c'è! Ma cosa fa, poi? Signor Maggiore, guardi chi c'è. Tumino! È Tumino, mi pareva di conoscerlo. Chi poteva pensare? Ma è incredibile, si faccia vedere un po'. Ma come, già? È incredibile, davvero, ma l'hanno proprio rimesso a posto. E l'hanno ricucito tutto. Ma non avrà mica intenzione di ritornare così presto in trincea. No, sono venuto per accompagnare il signor colonnello. Conoscevo la strada, perciò... Bene, bene. Ma le sue ferite come... No, no, ancora bisogno di riposo. Sarà con noi allo Stato Maggiore. Signor colonnello, questo è il capitano Vinci, autore di un libro ormai famoso. Ah, e lei Vinci? La credevo più anziano, sa? Meno giovane. Bravo, mi congratulo. Lei trova che il mio libro è più vecchio di me? Beh, sì, sì, in un certo senso, sì. Gavino, senti, ma questo è Gavino Led. Signor sì, era di vedetta, polmoni. Avevo promesso di mandarle in licenza. Sì, come dicevo, in un certo senso sì. Sa cosa? Si direbbe che ha fatto molte guerre, il suo libro. Vinci vorrebbe dare un'occhiata alla trincea e rendersi conto delle posizioni nemiche, mentre noi facciamo due chiacchiere. Certo, certo. S'accomodi pure. Tenente, vuole accompagnare lei, il capitano Vinci? Certamente. Grazie. Prego. Fois. Sì. Mi raccomando. Sì, stia tranquillo, maggiore. Andiamo, capitano. Come va? Allora, vuoi visitare anche tu le linee? Naturalmente, ma prima voglio parlare con te. Oh, questa non è un'ispezione, però. Ho preso io l'iniziativa. C'è qualcosa che non va? No, no. Ma non si potrebbe trovare un posto un poco più... Certo, certo. Possiamo andare al comando. Ah, vieni. Ehi, il rancio. Dai, dammi una mano, mangia pane a UFO. E ringraziate che arriviamo. Questi credono che le pallottole arrivino solo in trincea. Dai, facciamo quel che possiamo. Mica facciamo miracoli noi. Bravi, Tutto è fatta finalmente, eh? L'avevamo fatta, signor Maggiore, ma che se l'altra corvè? No, non più anni fa. Quelle hanno finito per sempre di portare il rancio. È puro di magnallo, sono tutti sotto. E il rancio per terra. Stai attento, tieniti basso. Vieni. Ecco. Se vuoi, puoi dare un'occhiata. Vedi, questa non è una posizione tanto difficile da tenere. Anche se la trincea è fatta male, è difficile da lasciare. È difficile andare avanti da questo punto, capisci? La colpa è di quella maledetta dolina, vedi, di quegli accidenti di reticolati. Apriremo un varco con l'artiglieria. Sì, voi siete fissati con l'artiglieria. Sono mesi che l'artiglieria batte lì su quei reticolati e i reticolati restano sempre in piedi. Signor Maggiore! Che c'è? Chi? Signor Maggiore, il tenente Belloni è stato colpito. Ferito gravemente, credo, lo stanno portando giù. Posso prendere io il suo posto? La prego, signor. Figliolo, io le ho assegnato un compito ben preciso. So io quello che bisogna fare, va bene? Va. Sì.
18 anni. Hai capito? Non sa niente, non sa che se esce dalla trincea lo ammazzano come una lepre, altro che prendere il posto di Belloni. Gli ho dovuto mettere alle costole un caporale che gli fa da istruttore. Ah, eccoci qua, prego. Mi danno il benvenuto, eh? Sì. Hanno capito che vuoi far saltare i loro reticolati. Ho preparato un po' di caffè, signor. Ah, bravo, Congia, grazie. Questo è il soldato Congia, Giuseppe Congia di Villa Titolo. Siamo compaesani. Noi villatitolesi siamo accaniti bevitori di caffè e di acquavito, vero, Congia? Sì, signor Maggiore. Prendi un po' anche tu, dai. Appustisi, signor Maggiore, appustisi. Ottimo questo caffè. Ma come fate per l'acqua? Non c'è altra abbondanza, finché piove. Oh, scusate, non ci ho pensato subito. Un po' di rum? No, no, grazie. Ti consiglio un po' della mia acquavita, anzi, no, dell'acquavita di Congia. Scusate, scusi, colonnello. Ah! Ecco. Anche questa la facciamo noi. La facciamo di sfroso, grappa. Noi la chiamiamo filuverbo. E ogni tanto me ne mandano un poco da casa. Buona. Comandiri? No, no, grazie, vai pure. Se ho bisogno poi ti chiamo. Colonnello, posso offrirti mezzo sigaro? No, no, grazie. Caro De Sì. Caro Giulio. Siamo vecchi. Siamo vecchi? Non mi pare. Perché tu ti senti vecchio? Da quanto tempo ci conosciamo? Oh, tanti anni sono passati. Parecchi, ne sono passati parecchi. Certo, gli anni passano. Ma che vuol dire? Ce ne restano ancora tanti da vivere, no? Ed io, per esempio, ho come l'impressione di dover ancora incominciare tutto da capo. Quando questa guerra sarà finita, dovrà pur finire, no? In un modo o nell'altro dovrà pur finire. Beh, io voglio tornarmene a casa, a Villa Cidro, al mio paese. Voglio mettermi a fare l'agricoltore. Sì, sì. Sai, alle volte mi sembra di aver sbagliato tutto nella vita. Perché mi sono messo a fare questo mestiere? Senti, caro, lasciamo stare questi discorsi. Lasciamo stare. La verità. Comunque, siamo qui. E mestiere o no, bisogna prendere quella trincea. È arrivato il tuo turno, mio caro. Sei tu che devi tentare questa volta. Tenterò, come hanno tentato gli altri. No. Tu devi riuscire. Sì. Con la vostra preparazione di fuoco, eh? Con il solito concentramento d'artiglieria divisionale in un solo punto. Anche le altre volte avete fatto così. Vi siete illusi di poter distruggere quei reticolati e al vostro comando avete ordinato l'assalto. Per 14 volte avete ripetuto gli stessi errori. Ma per scusa. 14 volte, Giulio, e ancora vi ostinate. Quelli che a te sembrano errori, visti da qui, fanno parte di un quadro più vasto, investono un intero scacchiere. È difficile giudicare. Ah, sì? Vai. E allora? Vai. Vedi? Questo è il trincerone che noi dobbiamo prendere. Più di un chilometro di fondo. Praticamente diviso in due parti. Da questa ridotta che domina tutta la trincea e lo spazio antistante. Noi siamo qui, vedi? Qui, proprio qui. Voi, secondo i vostri piani studiati sulla carta, una carta come questa, immagino, con tante belle bandierine piantate lì, voi scegliete un punto qualsiasi
Qui. Fate la vostra brava preparazione di fuoco. Poi ordinate a uno dei reparti schierati davanti al trincerone di andare all'assalto. Il reparto dovrebbe fare da cuneo, penetrando attraverso le brecce aperte dall'artiglieria. Gli altri reparti dovrebbero seguirlo, completare la conquista della trincea. E che cos'altro si dovrebbe fare, secondo te? Questa è pura teoria applicata male. Scusami, ma è così. I reticolati del trincerone sono completamente diversi dai nostri. Vieni qui a dare un'occhiata. Su. Sì. Non vedo niente. Aspetta un momento. Ecco, ora vedi? Vedi qui a due passi i nostri reticolati. Adesso guarda quelli austriaci. Guarda, vedi, i nostri sono pali da vigna, no? Mentre quelli lì sono pali di ferro, grossi così, piantati su base di cemento, resistono anche all'artiglieria. E il filo spinato, lo vedi anche da qui, no? Con le pinze che voi ci avete dato, ci vuole un Ercole per tagliarlo. I nostri sardi, che sono bravi, resistenti, sono abituati a dormire all'aperto, perché sai, sono pastori, figli di pastori, beh, non ce la fanno con quelle pinze. Se tu hai pazienza, io te ne faccio vedere a decine, morti, stecchiti, a pancia all'aria, con le pinze ancora in mano. Aspettiamo un altro razzo. No, non importa. Vuoi ancora un po' d'acqua vite? No. Questa volta tocca a te. Ho cercato di evitarlo, ma non ci sono riuscito. Evitarlo? E perché evitarlo se siamo qui per questo? Tocca a te e ai tuoi uomini fare da cuneo. Io posso non essere d'accordo con le direttive del comando, ma non so nemmeno che cos'altro si potrebbe fare. Quella posizione è troppo importante. Bisogna prenderla, quella trincea. Tocca a te, caro Dessì, e ai tuoi sardi. Ti ho voluto avvertire. Saranno ripetuti tutti gli errori che tu dicevi. Lo so che quei reticolati sono profondi 10 metri, che le pinze non servono, che i soldati lanciati all'assalto dopo un fuoco di preparazione non possono sapere dove sono le brecce. E nemmeno gli ufficiali che li guidano lo sanno. E vanno tutti alla cieca. Vanno a impigliarsi là in quei reticolati interi reparti. Per piacere, chiamali uomini, non chiamarli reparti. Lo so. E forse lo sanno anche gli altri, che sono uomini. Ma il comando supremo insiste, vuole che quella trincea sia presa. Questa azione fa parte di un piano più esteso. È di importanza capitale. Pronti? Il comando di brigata? Parla il comandante del terzo battaglione. Sì, sono io, sono proprio io in persona. Va bene, aspetta. No, signor colonnello. Certamente. Sì. Signor, sì, se volete che ci trasferiamo, è meglio farlo subito. Stia tranquillo, siamo tutti in grado di marciare come sempre. Certo. Beh, ho molti ammalati, sì. La grappa? Sì, va bene, ma ho bisogno di tubi di chinino. Hai capito? La dinamite te la danno sempre col contagocce. Ma non bastano, signor colonnello, me ne servono altri. Grazie. Va bene, grazie, vi aspetto. Per quando? Domani. Domani mattina. Domani mattina. E così sarà un altro battaglione, il 15° che avremo mandato al massacro. Non te la devi mica prendere, sai. Cosa vuoi, l'attacco? Io me l'aspettavo da un momento all'altro. Perciò è meglio che l'ordine sia venuto subito. Ma mi dispiace... Mi dispiace per i miei ragazzi. Sono
7 giorni che sto cercando di parlare con il capo di Stato Maggiore del Corpo d'Armata, perché era lì, capisci? Era lì che bisognava arrivare. Ma pazienza. Perché? Perché ho una mia idea. Quale? Solo che, sai, ci vorrebbe un po' di tempo per spiegarla a quelli lì e per fargliela accettare. E soprattutto ci vorrebbe... Ah, lasciamo andare. Ci vorrebbero altri uomini al posto di quei signori. Vedi, guarda, scusa. Vedi questo groviglio? Qui ci sono dei passaggi. I bombardamenti dell'artiglieria, i tubi di gelatina e anche le pinze hanno aperto dei passaggi, però non sono passaggi dove possano entrare e procedere intere compagnie lanciate all'assalto sotto il fuoco di sbarramento. Se arrivano fino ai reticolati in ordine sparso, poi dovranno serrare le fila, dovranno raggrupparsi per entrare qui in questi cunicoli e il fuoco delle mitragliatrici li blocca lì, è chiaro. Ma se io riesco a far passare i miei uomini di nascosto, in silenzio, e portarli al di là dei reticolati, lì c'è lo spazio per tenere acquattati degli uomini. Continua. E se io riesco a portarceli in silenzio, e se poi tutti insieme noi saltiamo dentro la trincea nemica, la trincea la prendiamo, io mi gioco la testa. Se io riesco a convincere il comando di Corpo d'Armata, tu credi che ce la farai? E io... Ho studiato molto bene il piano d'attacco, sai, l'ho studiato in tutti i particolari, pur sapendo che purtroppo non l'avrei mai potuto attuare. Ma se io riesco a convincere il comando... Non ci riesci, Giulio, figuriamoci, non ci riesci mica, quindi è meglio non farsi illusioni. Senti, io voglio tentare, lasciami tentare. Io conosco troppo bene la mentalità di quella gente. È lo stesso, bisogna tentare. Per me, anzi, tenta. Però ricordati, che voglio scegliere io il giorno e l'ora dell'attacco. Ma come, non puoi fare l'attuazione di sorpresa quando no. riceverai l'ordine? Voglio dire con lo spostamento di alcune ore. Ma pensa che l'attacco è in relazione a un piano già preordinato. Oh, ma insomma, ma io non capisco, ma quei signori del comando vogliono prendere la trincea o vogliono fare un'azione dimostrativa? Ma non ti rendi conto che io ho bisogno di preparare tutto minuziosamente? Ho bisogno di scegliere io il giorno, l'ora, il minuto. Se tu vuoi tentare, tenta pure, però questo sia ben chiaro, Altrimenti noi andremo all'attacco domani mattina, con la solita preparazione di fuoco, nel solito modo. E ti assicuro che i miei soldati si batteranno come sempre, cioè bene senza risparmiarsi, però non posso assicurarti di prendere la trincea. Senti, sì, io provo. Sono bravi soldati, i miei ladri di pecore, sono bravi. Forse non muoiono gridando viva l'Italia, però muoiono, non tornano mica indietro, sai. E se voi li manderete a morire contro quei reticolati, loro ci andranno. Sono uomini che sanno uccidere e sanno morire. Però sanno anche strisciare senza fare il più piccolo rumore. Passano... dove non passerebbe nessun altro uomo. Resistono alla sete, alla fame. Sanno stare zitti per ore intere. Zitti e immobili, come tronchi, come sassi. Si mimetizzano, prendono il colore della terra. Dei muretti a secco, dei cespugli. Sanno perfino confondersi con i morti. Ma tutto questo avviene secondo l'ora, secondo la luce. Per riuscire io ho bisogno di studiare insieme a loro il vento e persino le fasi della luna. Non ci ha mai pensato il comando alle fasi della luna, no? E poi, sai, c'è ancora un'altra cosa. Cosa? L'attacco. Il mio attacco di sorpresa, la mia bardana, deve essere in relazione con il cambio delle truppe nella trincea nemica. Subito dopo il cambio noi salteremo dentro. Certo. Abbiamo qualcosa da dire questa volta a quei signori. Ci devono convincere. No, aspetta. Giulio, aspetta, non precipitiamo. Lasciami finire. Primo, voglio scegliere io il giorno e l'ora della terra. Va bene? Secondo, non voglio nessuna preparazione di fuoco delle artiglierie divisionali o altro. O meglio, anzi no, la preparazione ci dovrà essere come tutte le altre volte. Però, un chilometro più a est...
capito? In modo che gli austriaci credano che l'attacco verrà poi sferrato. È così che dite lì, vero? Sferrato qui. Io invece attaccherò a modo mio qua. Terzo, voglio la più assoluta libertà d'azione. Non mi mandino osservatori, ma se vogliono dovranno rimanere qui, in questo buco, a guardare col binocolo. Guarderanno col binocolo, ma restando un po' più indietro. Quarto, da questo momento in poi io non voglio più gente nuova fra i piedi. Non mi mandino più ufficiali per sostituire quelli morti o quelli feriti, perché ho degli ottimi caporali che sono capacissimi di guidare una compagnia all'assalto. Da questo momento voglio essere io, la mia gente, e basta, e nessun altro. E a queste condizioni ti garantisco il pieno... Ti do la mia parola d'onore. E farò tutto il possibile, Desi. A qualunque costo. Ti farò avere notizie al più presto. E che Dio ti aiuti. Ah, e poi voglio sigari. Eh? Toscani. Erano tutti in una buca da 305. Quando sono arrivato io col mio pacco. L'avevano aggiustata, ripulita. Avevano fatto la sala di riunione. Cosa che la viu fa, eh? La sala di riunione. Una bella saletta, eh? E poiché lui è un artista, come no? Mo vuoi dire che non è un artista? Chi è là? Questo nostro amico, signor capitano. Amico tuo, vuoi dire? L'hai conosciuto anche tu? Ah, conoscerlo una cosa e essere amico un'altra. Questo nostro amico, signor capitano, un tipo, sa, Funsi si chiama, Funsi, sì. È un artista sul serio, conosciuto. Ma cosa capasiante la buca del targente zinc? Mi scusi bene, signor capitano, non ho capito niente. A cosa facevano nella buca del 305? Avevano tappezzato tutte le pareti con delle lenzuola bianche e lui, Fonsi, in cima a una scala, faceva la caricatura di tutti gli ufficiali, compreso il maggiore. Ah. No, non si preoccupi, signor capitano, lei non c'era mica. Lei ancora non era arrivato al reggimento. A un certo punto... Cosa gli faceva le caricature? Come, con cosa le faceva? Col carbone, no? A un certo punto sentiamo... Bum, 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 bum. Beh, il solito targente zinc. Mi scusi bene, signor capitano, cos'è che fa wum 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 wum? Il 305. Dillo tu, cos'è che fa wum 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 wum? Una bombarda. Oh, chiaro, chiarissimo, una bombarda. E noi stiamo lì, così. Ma lo sapete com'è una bombarda? Ah, dai, dai, gattegno. La bombarda fa più rumore che danno. Se cade all'aperto. Rumore sconquasso, la terra trema tutta. Un'ira di Dio, ma non succede niente, beh. Nessuno si fa niente tranne lui. Chi lui? Come chi lui? Ma di che stiamo a parlare? Di Fonsi, Fonsi, il pittore. Quelle benche son fortune. Ma cadia niente le stupidate. Perché? Vorrebbe dire che non è una fortuna di rompersi una gamba a quel modo? Altro che se è una fortuna. Vorrei averla io la fortuna di rompermi una gamba come se l'è rotta quel Fonsi lì. Per cui, ragazzi, dico, se l'è rotta in tre punti. Ti proibisco di parlare a questo modo. E chi fiata più? Il signor Maggiore. Sarà qui fra poco. Ma il rapporto era proprio 7:30, sono quasi le 8. E a momenti sarà qui. Sono andati via? Da un pezzo. E allora che ci aspetta? A me capisco niente. Capisco proprio niente. Ma cosa c'ha da brontolare quello lì, sai? Anche tu me lo sei andato. Naturale. Se no chi li accompagnava giù? Cusso solo su... Non agata da manco sa latrina. Proprio. Sì, me lo saluti. Traduci. Quelli da soli non trovano neanche la latrina. E va bene, ma se tu me lo ci teneva a rimanere qui... Come potevo bene accompagnarli io, no? Ecco. E ti altri decidi? Era già tutto deciso. Cioè? L'attacco è stabilito per domani. Porca miseria, come domani? È proprio deciso. Beh, a meno che... A meno che? Niente, niente. Si attacca? Pare di sì. Ma io non so perché si debba perdere tutto questo tempo. Prima si è fatto tanto per avere i tubi di gelatina. Ora che i tubi di gelatina sono arrivati... E mica più su proprio inella. Cosa gusto che te dica? Se chiamerà le sobbone ragione, del resto sa mezz'ora prima o mezz'ora dopo. Ma perché? Si attacca domattina, signor capitano? Ma a parte sì. Il maggiore sta aspettando qualcuno. Chi aspetta? Non so, ma è per questo che tarda. Comodo, comodo. Signori ufficiali, è arrivato anche per noi il momento di entrare nuovamente in azione. Attaccheremo domani mattina. L'azione avrà inizio con il fuoco delle artiglierie divisionali che prepareranno il nostro attacco. Il bombardamento dei reticolati e delle posizioni nemiche incomincerà alle 8.
Alle 10 in punto, secondo gli ordini del comando di brigata, noi usciremo dalla nostra trincea. Si tratta di un'azione molto complessa, alla quale noi diamo inizio. La buona riuscita di tutta questa azione più vasta dipende solo da noi. Noi attaccheremo per primi, da soli. Gli altri poi ci seguiranno. Voi tutti sapete quanto lo Stato Maggiore tiene alla conquista di quella trincea. Porta ordini del comando di brigata. Dice che deve consegnare la lettera personalmente. Avanti, avanti, avanti. Conge, accompagna quest'uomo di là da te. Dagli un bicchiere della tua acqua vite, ma... Sì, signor Maggiore, vieni con me. Dunque, signori, c'è un cambiamento, pare. La visita che abbiamo ricevuto poche ore fa è servita a qualche cosa. Non ci sarà tiro di preparazione dell'artiglieria. Finalmente l'hanno capito. Insomma, ragazzi, io mi sono impegnato. Noi quella trincea la dobbiamo prendere. Sì, signor Maggiore. Noi la trincea la prenderemo. Se no così l'artiglieria è nella safata. Noi la prenderemo però a modo nostro. Sceglierò io il giorno e l'ora dell'attacco. E niente artiglieria? No, l'artiglieria ci sarà. Però farà soltanto un'azione dimostrativa. L'artiglieria... Scusatemi. L'artiglieria sparerà qui, un chilometro più a est. Il nemico dovrà credere che l'attacco si farà lì. Noi invece partiremo da qui, su un fronte di 400 metri. Usciremo dalla nostra trincea in silenzio e ci lasceremo dietro tutto quello che può far rumore, gavette, borracce, buffetterie, tutto quello che luccica deve essere sporcato, ma soprattutto niente rumore. E allora, già che ci siamo, lasciamoci dietro anche la tosse. Guai a chi tossisce. Bene. D'accordo. Ci porteremo soltanto il fucile, la baionetta e il tascapane con le bombe a mano. È quello che dicono i miei ragazzi. Con i reticolati, come la mettiamo? No, tranquillo, tranquillo. Nei reticolati ci sono dei passaggi, strisciando uno per volta si passa benissimo. Sì, strisciando. Certo, noi passeremo strisciando. Ci impiegheremo magari un'ora per fare 10 metri, ma passeremo. Naturale. Passeremo. E arriveremo, ecco, qui, con i nostri uomini, fra i reticolati e la trincea nemica. Sarà notte. E pioverà. Meglio se piove. Beh, più è buio, meglio è. E i razzi, te da smentire che ci sono i razzi, vero? Quando brilla razzo facciamo finta di essere morti. Ma sì, come abbiamo sempre fatto nelle azioni di pattuglia. Morti e putrefatti, ma ragazzi, i razzi ci servono per vedere il cammino che faremo al buio. Certamente. Dunque, noi allora siamo qui, su una linea appena passati i reticolati. Sì. Bene, nessuno dovrà parlare. Nessuno pianterà. Garantisco io per i miei soldati. Anche io per i miei. Io rispondo dei miei uomini. Ma è tutto gente abituata. Riuscente gusto siete abituati. Ma certo, lo sanno tutti, si capisce. Lo sanno tutti come si deve fare. Anzi, lo sappiamo tutti perché discendiamo da famosissimi ladri di pecore. Allora siamo abituati. Bene, allora, quando io mi alzerò in piedi e allargherò le braccia così, noi tutti balzeremo in avanti e ci butteremo nella trincea nemica. Su quello che succederà dopo, io non ho dubbi. La meglio l'avremo noi. Se riusciamo a metterci piedi dentro. Stia sicuro che... Ma certo, certo. Certo, però bisogna arrivarci. Ah, c'è ancora un'altra cosa. L'ora. Io più o meno la conosco già, e anche il giorno. Aspetteremo la luna nuova, cioè la notte più buia. È naturale, così anche se non pioverà sarà buio lo stesso, no? Giusto. Da quando noi siamo arrivati qui in trincea, gli austriaci non hanno mai avuto il cambio. Vedi che c'era da una settimana. Esatto, quindi sono quasi 15 giorni. E il cambio sta per arrivare. È logico, anche loro aspettano la luna nuova, aspettano il buio. Sì, signori, io voglio arrivare alla trincea nemica 10 minuti dopo il cambio. 10 minuti prima, vuol dire? No, non prima. Dopo. La norma, signor Maggiore Cascuisene. Sì? La norma non è di attaccare truppe fresche, ma possibilmente truppe già stanche. E del resto anche il buon senso. Capitano, finché lei mi parla di norma... Beh, certo, i manuali insegnano tante belle cosine, ma
in quanto al buon senso. Vede, quelle truppe stanche che occupano la trincea nemica sono truppe ancora in piena efficienza. Stanno benone loro. Sono l'asciutto, noi altri invece siamo in mezzo al fango e l'acqua. Certo, la nostra poi non è nemmeno una trincea, è un fossato dove ristagna la pioggia, l'urina, ma gli austriaci no, gli austriaci stanno al riparo, stanno all'asciutto, ricevono il rancio, i generi di conforto con regolarità, perciò quando lei parla di truppe stanche... Ma saranno sempre più stanchi quelli che sono lì che quelli che verranno a sostituirli. Chiedo scusa, mi lasci finire. Quelle truppe che lei chiama stanche conoscono la trincea alla perfezione. La conoscono veramente come le loro tasche, ci si rigirano dentro il loro agio e la difendono molto meglio oggi di quando ci arrivarono fresche e riposate. Giusto, è proprio così. Mentre quello che verranno a sostituirle, che prenderanno il loro posto di notte dopo una marcia faticosa, noti bene, non sapranno niente della trincea. E noi attaccheremo prima che quei soldati abbiano avuto il tempo di orientarsi, prima che possano sentirsi veramente la trincea sotto i piedi. Bene, dunque, mi occorre sapere con esattezza l'ora in cui avverrà il cambio. Bisogna prendere qualche prigioniero. Certo, diversi prigionieri e possibilmente anche un ufficiale. Vediamo. Ah, lei, Cabras. Sì. Cabras, si scelga un gruppo di volontari. So già chi verrà, sono specialista in questo genere di caccia. Decida lei quando è meglio andare, eh? Io andrei subito, signor Maggiore. Ah, sì? Ora vada. In bocca al lupo. Poi occorre scoprire tutti i passaggi esistenti e piazzare altri tubi di gelatina. Ah, tenete giù. Sempre lui. Lui è più pratico, l'ho già fatto altre volte. Anch'io. Giù, lei sa quello che deve fare, vero? Certo. Si prende il soldato Taras, Andrea Taras e i volontari l'altra volta. Ah, giù, da che c'è? Si faccia dare prima dal furiere un pacco di sigari da distribuire. No, signor Maggiore, purtroppo sigari non ce ne sono più. L'ultimo pacco l'abbiamo distribuito l'altra notte. Ma la sorte, avevo detto di mandarvi. Non sono arrivati. Beh, io comunque ho due mezzi sigari, chi di voi ne ha, scusate? Forse, sì. Raccolgo, per piacere. Ecco, tengo. Capitano Torelli, lei non vuol contribuire a far brillare questi tubi? Certo. Grazie, capitano. Ecco. No, mi spiace, ma questo non serve, guardi. No, capitano. No, rido perché, sa, i nostri uomini sono abituati a fumare il sigaro alla sarda, cioè col fuoco all'interno della bocca. Col fuoco in bocca? Sì, col fuoco in bocca, così, eh. Visto? Fumando in questo modo non si vede la braccia. Loro arrivano fino ai reticolati nemici con i tubi di gelatina in spalla e non hanno bisogno di fiammiferi per accendere la miccia, quindi lei capisce che il vantaggio... Capisco, ma è strano il fuoco in bocca. Lei non li ha mai visti? Non ho mai notato questa strana usanza, veramente. E allora li osservi meglio, No, è che Torelli è qui da poco, ma con tempo imparerà a conoscere. Certo. Mi dispiace, ma questo proprio non si presta a essere fumato in quel modo. Se lei permette... No, grazie. Allora, signori, per favore, per chiarire meglio. Dunque, allora, noi siamo qui, va bene? Sì. Qui c'è la nona compagnia, qui la decima, l'undicesima, la dodicesima qui, la sesta e l'ottava. In ordine sparso ci porteremo fino ai reticolati nemici. Il tenente Giù e i suoi uomini ci guideranno attraverso le brecce. Ricordate che se si procede senza fretta si passa. Tanto noi avremo tutto il tempo disponibile perché partiremo di qua almeno 4 ore prima. Avete mai visto una fila di formiche? Passano dappertutto e non parlano. E noi saremo tante file. Ditelo ai vostri uomini, formiche devono essere. Siamo tutti pronti. Il tenente Giua ha fatto brillare i tubi di gelatina. Altri passaggi sono stati aperti, così dicono. I prigionieri catturati hanno confermato le previsioni. Il cambio delle truppe nella trincea nemica avverrà prima dell'alba, tra le 5 e le 6. Mancano 4 ore circa. Non aspettiamo altro che un cenno del maggiore. All'alba
Alla notizia dell'attacco, la tosse è cessata come per miracolo. E si sono dovuti cercare i volontari della tosse tra i malati e i feriti. Gli austriaci devono sentirci tossire. Devono credere che siamo tutti là, nella nostra trincea, con i tronchi a pezzi. E tu canta, Giovannico, canta. Sta improvvisando. E i tasesi, inquili? Canta come se fosse nel suo ovile. Duos in pese, duos in cavita. Secondo razzo, siamo tutti fuori dalla trincea, immobili. Hanno voglia di accendere razzi, non c'è barba di vedetta che possa distinguerci dai morti. È lunga la notte. Una notte come tutte le altre. E c'è chi sta tranquillo nell'ovile o a casa. C'è gente fortunata al mondo. E quello canta. Piantala, Giovannico. Mi fai ricordare il paese. Piantala. Shh. Irreticolati. Maledetti. E chi ci passa qui? Manco suo demonio ci passa da... Ai. Ci hanno detto che dobbiamo essere formiche. Certo, formiche, formiche. Ah, questo filo spinato è una trappola per volpi. Ai. Punge questa roba, ma guarda un po' che lavoro. Ai. Il tenente Giua ha fatto quel che ha potuto coi suoi tubi. Le daranno la medaglia, tenente Giua. Però se la merita davvero, con un po' di pazienza, si passa. Ma le formiche vanno molto più in fretta. Le formiche non hanno tutta questa roba da tirarsi dietro. Quanto tempo è passato? Chi lo sa? Non si può parlare, zitto, zitto. Se almeno avessi contato i razzi. Ecco, ora ci siamo. Sono io il primo. No, eccone un altro. E un altro. Forse c'è gente che aspetta qui da un po' di tempo. Quella è la trincea. Da lontano era diversa. Sembrava una fila di baracche. Se si accorgono che siamo qui... Zitti! Guai se si accorgono che siamo qui. Na, was, in zwei Wochen singst auch du wie eine alte Jachengrube. Questione di minuti. Questa notte interminabile.
e può essere l'ultima per ognuno di noi. E sta per finire. Siamo tanti, eppure non si sente un soffio. Al silenzio di ognuno è affidata la vita di tutti gli altri. Gesù Cristo mio. Gesù Cristo mio, aggiurasi lui. Ecco il maggiore. È lì col suo frustino. In combattimento non porta mai armi. Per farci capire che la sua vita è nelle nostre mani, affidata a noi. Su corpo pure Ghirannash, ma anche la nostra è affidata alle sue. Ecco che si alza. Signoria. Sì, comandire in das Battalion. Sì. Si strinsero la mano, come se non fossero nemici, come se la guerra fosse già finita, diceva Conge. Mio padre fu insignito della croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, con questa motivazione. In seguito ad ordine ricevuto, predisponeva, dirigeva ed eseguiva con 6 compagnie l'attacco di sorpresa della trincea dei razzi, giungendo dei primi nelle trincee nemiche e catturando 278 prigionieri, di cui 11 ufficiali, 2 mitragliatrici e molte armi. Fatto segno a vivo fuoco d'artiglieria, si manteneva nella trincea conquistata, rafforzandola e rintuzzando 3 violenti contrattacchi. Carso, 14 novembre 1915.